Meno male che Tarantino c'è. Nazareno, di nome di fatto, si erge a salvatore della patria rossonera, rifilando 3 reti al malcapitato Montichiari, che già pregustava il dolce sapore del trionfo. 3 reti di pregevole fattura per il 34enne attaccante tornato a Lucca per vivere lo scampolo finale di una brillante carriera. 3 reti che evidenziano la completezza del suo repertorio calcistico, tecnica sul primo gol conosciuta al volo su cross di Angeli, precisioni e doti balistiche nella punizione che si spegne all'incrocio dei pali, rapidità e dribbling secco sul 3-3 che scaccia l'incubo di una pericolosa sconfitta. Una tripletta in 45 minuti, come meglio era capitato, eppure quando 3 gol li aveva rifilati al Napoli. Sono contentissimo, sinceramente ancora non ci credo nemmeno io, perché, ripeto, pensare di poter giocare un tempo e fare 3 gol, penso che... Non è successo? No, ho fatto 3 gol, ma nell'arco di 90 minuti, in un Lucchese-Napoli del 98-99. Così entrare nel secondo tempo e fare 3 gol così, no, sinceramente no, veramente sono felicissimo. E ora mi godo questa domenica, mi godo domani e poi da martedì si incomincia a lavorare per pensare alla prossima partita di campionato. La Lucchese nel suo complesso è parsa talvolta bella addormentata sul campo del Romeo Menti, concedendo troppe chance ad un Montichiari tutt'altro che trascendentale. Ma siamo ancora all'inizio della stagione ed allora forse è il caso di non preoccuparsi. Vabbè, ci possono stare, siamo all'inizio del campionato, bisogna cercare di limare qualche piccolo errorino, ma il mio modo di vedere oggi meritavamo qualcosina in più noi, però c'è da elogiare la squadra che sul 3-1 non ha mollato ed è stata brava a rimediare una partita che ormai tutti la davano persa e portiamo via a casa un punto che è importantissimo. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione, domenica debutto al Porta Elisa nell'inedita sfida alla Romagna Centro, sconfitto in casa 2-0 dalla Correggese. Nessuno si illude che sarà una passeggiata, anche se la società sta completando l'organico con Zanellato, classe 95, esterno destro dal Venezia, già arrivato, e la probabile chiusura, ma non c'è fretta, per la punta over. Nulla viene lasciato di intentato per proporre una Lucchese bella e vincente.